Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Resident Evil 7. Ok, allora, dunque, da quello che ho visto ragazzi, dobbiamo finire di perlustrare la zona sottostante. Ok, ci rimangono due porte. Allora, vediamo un po', Qua mi sembra che i puzzoni li avevamo seccati tutti. Ok, allora, vediamo un po'. Ci mancava questa porta qua. Questa è chiusa. Sì. Questa porta qui. Ok, possiamo tornare indietro. Allora, prendiamole. Qua diamo un'occhiata ancora in giro in caso che non avessi visto qualcosa da raccattare, anche se mi pare che abbiamo preso tutto. Qua c'era la chiave dello scorpione che poi andremo a utilizzare adeguatamente. Qua c'era questa scalinata qua che, se non erro, ci serviva la chiave serpente che noi non abbiamo. Ok, allora possiamo finire qua in questa zona. Quindi puoi andare a provare la chiave scorpione di sopra, direi. Che c'era, se non erro, la stanza della nonna. O stanza del genitore, adesso. Stanza della nonna con lo scorpione. Esatto. Allora, vediamo un po'. Allora, insinuiamoci qua dentro. Ok. Ho preso quel tizio e continuava a scappare. L'ho rinchiuso nell'incenerimento in fondo a sinistra, così non ci sfuggirà più. Tiro le fai quando è il momento. Sì, sai come aprire l'incenerimento, no? Ricorda, 3A è un'impronta della mano. Ok. Fluido chimico, forte. Adesso poi andiamo a vedere cosa serve. Ok, arma carica sempre. Allora, 3A. Qua c'è un'impronta della mano. Questa è chiusa. Dunque. Carica. Ok. Un puzzone. Ricarica, ricarica, veloce. Cazzarola, questo è bello, bello potente, ragazzi. Questo è bello cazzuto. Ottimo, abbiamo seccato. Abbiamo fatto fare un bordello di munizioni, cazzarola. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante là dentro. Abbiamo solo 4 munizioni, eh. Vediamo se ci ha lasciato qualcosa. Sì, chiave stanza di sezioni. Ok. Allora, innanzitutto vediamo un po' l'inventario. Cosa potremmo combinare? Fluido chimico, allora, munizioni potenziate, quindi fluido chimico forte, ok.
Munizioni più potenti, però non abbiamo la polvere da sparo. Ok. Allora, io sinceramente, ragazzi, tornerei al baule. Vediamo un po' se riusciamo a raccattare qualche altra munizione, caso che le avessi lasciate là. Dopodiché potremmo andare in quella stanzetta là. Oppure, vediamo un po', Abbiamo 14 munizioni in totale, 10 più cazzute e 4 meno cazzute. Ok. Allora, vediamo un'altra stanzetta cosa consiste. Dopodiché, se è una cosa easy, altrimenti chiusa, ok. Lì c'è un puzzone. Due colpi e lo secchiamo, ok. Uno è andato perso. Ecco, lo sapevo. Ok, abbiamo proprio le munizioni contate, ragazzi. Chimico, ok, normale. Munizioni pistola, ottimo. Ok. Erba. Ok, faccio subito un altro puzzone qua. Corri, 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 corri. Non ce la facciamo, ragazzi. È morto, è morto. Non mi fido, eh. Eccolo, un altro. Ok. Ok, ce n'è un altro. Più di uno, ragazzi. E non abbiamo più munizioni. Allora, direi, visto che non abbiamo più munizioni, direi di andare a provare la chiave nella casetta della nonna. Vediamo un po'. Chiave scorpione, ok, quindi possiamo utilizzare. Ok, qua siamo usciti nell'atrio sottostante. Qua ci sarà ancora il rompicocones che ci
chiuderà la caccia. La vecchia l'hanno parcheggiata da un'altra parte, ottimo. Allora, se non erro, chiave scorpione era qua. Ok, chiudi, perfetto. Allora, gentile signora Burke, come si sente ultimamente? È passato ormai molto tempo dal suo ultimo controllo. Le scrivo per informare che ho appena terminato di esaminare le sue lastre. Le ombre presenti nell'area del cranio sembrano essere colonie fungine. Ok, quasi sicuramente correlate alla muffa. Le recensioni suoi e i suoni di cui ha parlato potrebbero dipendere da queste informazioni. Se la sintomatologia da lei descritta è causata da un parassita fungino, questo deve essere rimosso immediatamente. Non intendo allarmarla, ma sono preoccupato seriamente della sua salute. La invito a recarsi in ospedale non appena avrà letto questa lettera. In quanto suo medico, le consiglio vivamente di effettuare ulteriori accertamenti. Ok, ho sentito il tipo. Quindi stiamo quatti quatti. Cartucce per fucile, ottimo. Fucile, lì, ok. Una dentiera. Ok, però non ci serve. Fluido chimico. Eccolo là che è passato di là. Munizioni per pistola, ottimo. Tutte quelle che ci servivano. Non ho abbastanza nemmeno questi pezzi di merda nel giardino. Nascondi le sculture a forma di testa di cane, così i nostri ospiti non potranno più uscire di casa. Ho già pensato dove, l'orologio l'abbiamo preso, il libro l'abbiamo preso, la stanza delle dissezioni nel seminterrato, che ci manca. Cazzo, il fucile non ci sta. Perché abbiamo troppa roba nell'inventario. Ok, abbiamo il fucile rotto. Il tipo è qua. Quindi anche qui dobbiamo fugare di sicuro, ragazzi. È finita, ragazzo. Cazzo. Fuga, fuga, fuga. Ok. Quindi, adesso vogliamo mettere qua il fucile rotto. Fucile rotto. Ok. E questo è fatto, ragazzi. Perfetto. Allora, andai a raccattare le munizioni per il fucile. E facciamo anche un bel salva, naturalmente. Adesso possiamo provare ad andare giù a incartare gli ultimi che ci rimanevano di quei puzzoni lì. Allora, per non perdere tempo io inizierei direttamente con il pompa. Ok, una là. Grande così.
Oh, saranno finiti, no? Ok, vediamo un po', Cazzo, tutte le munizioni ci ho fatte fuori. Cartucce per fucile, meno male. Il chimico forte, ok. Ci manca magari un po' di polvere da sparo. Allora, qua potremmo utilizzare la chiave. C'è qualcuno appeso. Qua c'è la testa di cane. Cazzo. Sarà stato suo padre. Ma ora lei dice che sarà lui suo papà. No, la troverò e lo farò soffrire. E tu, amico, mi aiuterai? Cazzo, ragazzi, ci eravamo quasi fatti a raccattare. Cazzarola. Cartucce per fucile. Quattro non c'è. Cazzarola, ce l'avevamo quasi fatta. Cartucce per fucile. Allora, lì c'è una scala che va su. Qua ci sono dei puzzoni appesi. Questa è chiusa dall'altro lato. Mi puzza sta cosa, ragazzi. C'è dato troppe munizioni per il fucile. Fluido chimico, ok. Poveraccio. Sento dei rumori. Questo è lo sbirro, sì. Già. C'è abbastanza slot, mamma mia che roba. Devo tornare indietro assolutamente, ragazzi. Ok, ragazzi, allora sono tornato indietro. Sono riuscito a portarmi dietro la pozione, quella forte, e ho trovato la polvere da sparo esattamente qua sotto. Ok, dopodiché ho fatto le munizioni, quelle super cazzute per la pistola, e mi sono portato dietro il meno possibile. Ok, direi che vediamo un po' cosa succede. Allora, io direi partiamo con la pistola, con le munizioni, quelle lì corazzate, vediamo un po', eh? Ok. Eccolo. Bastardone. No, non riuscirai a cavartela. Siamo bene. Io ti ferisco, però. Figo. Ma neanche un.
Dai, che cazzo ce la facciamo, ragazzi? Scusate se non parlo. Ok. Minchia. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Fammi un favore. Vaffanculo. Resta morto. Vaffanculo, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, cazzo. Fia, che mega combattimento era. Mamma mia, oh. Spettacolo. Spettacolo. Allora, di qua non possiamo andare. Andiamo subito a salvare, che è cosa buona e giusta. Abbiamo raccattato anche la motosega. Mamma mia. Non è il massimo, motosega da legno, la tagliamo il ferro, va bene. Comunque questo l'abbiamo seccato, io direi di fare proprio un bel salvataggio. Altre cose che aveva addosso mi sembra proprio nulla. Sì, nulla. Ok, adesso abbiamo la terza testa di cane. Ok, quindi siamo a cavallo. Allora, innanzitutto torniamo al nostro baule a salvare. Speravo di riuscire a tenere la motosega, invece si è fatto il cazzone, ha tagliato il ferro con la motosega da legno. Nulla. Ok, speriamo che non rispondino a nessun mostriciattolo cazzuto, anche perché non abbiamo più munizioni. Ah, ho parcheggiato qua la vecchia. Accoltella la vecchia, accoltella la vecchia. Non possiamo neanche spingerla giù dalle scale, la vecchia. Niente. Sti lì e facci la brava. Ok. Chiudi. Qua non c'è nient'altro. No, zero. Ok. Amici, vi direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. Nel caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per il mio seguito. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GrisGamer78.